L'isola dei famosi, un concorrente abbandona il reality, ecco chi è. Gabriele Parpiglia ha anticipato che un naufrago ha lasciato il programma, Alfonso Signorini svela chi è. L'isola dei famosi continua a far parlare di sé e quest'anno sembra essere un'edizione particolarmente sfortunata. Dopo l'addio di Chiara Nasti, che ha lasciato il reality in quanto provata dalla difficoltà dell'esperienza e dalla lontananza da casa, e il ritiro di Francesco Monte, che ha deciso di tornare in Italia per affrontare lo scandalo del drogagate, che lo ha coinvolto, ora si aggiunge un altro concorrente alla schiera degli abbandoni. Di chi si tratta? L'anticipazione di Gabriele Parpiglia. L'autore televisivo Gabriele Parpiglia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui ha annunciato la notizia, che qualcuno era stato costretto ad andare via dal programma. L'uomo ha parlato di un concorrente molto sfortunato durante il suo viaggio. Il nome non è stato fatto dal giornalista per creare attesa, infatti ha affermato che l'ufficializzazione ci sarebbe stata durante la puntata serale del reality. Di chi si tratta? La conferma di Alfonso Signorini. In moltissimi si sono chiesti chi fosse questo misterioso concorrente. Le ipotesi principali vertevano verso Paola Di Benedetto, in quanto il riferimento alla fortuna fatto da Parpiglia sembrava fosse rivolto al problema del passaporto, che aveva interessato la ex madre natura prima della partenza per l'isola. La ragazza aveva smarrito i documenti per l'imbarco ed era stata costretta a restare in aeroporto per diverse ore prima che si sbloccasse la situazione. Tuttavia questa era solo un'idea. Altri avevano ipotizzato fosse Francesca Cipriani per via della testimonianza, che è stata chiamata a dare al processo Ruby di fine marzo, altri ancora pensavano a Filippo Nardi in quanto colto da un problema alla caviglia. Insomma, parecchi dubbi, spazzati via da Alfonso Signorini. Il direttore di SPI, nonché di 361 Magazine, ha fatto chiarezza su chi sarà il naufrago ad abbandonare il reality e si tratta di...